E torniamo qua in studio Radio Galileo, sono le ore 21 esatte e noi ci colleghiamo subito in diretta con il gruppo Cain. Pronto? Pronto. Eccoci, ben trovati. Con chi abbiamo il piacere di parlare questa sera? Sono Giovanni, il violinista dei Cain. Ciao Giovanni, piacere di averti qui a Metal Wave On Air, Radio Galileo. E allora Cain, voi siete un gruppo che sto leggendo dalla vostra bio che mi avete inviato qualche giorno fa, nato diversi anni fa, or sono, quindi sono quasi 14 anni fa, nel 1999 ad opera di Claudio Leo e Raffaele Zagaria, per poi fare praticamente subito uno stop e riprendere vita nel 2006, giusto? Esattamente. Che sei ben informato. E qui c'ho la bio davanti, quindi più preparato di me in questo momento non c'è nessuno. Allora, come mai, quali erano, diciamo, i presupposti per far nascere questo progetto? Perché vi siete fermati e cosa vi ha spinto a riprendere il via? Guarda, in realtà dei Nickname sono nati nel 99 con una formazione che era totalmente diversa rispetto a quella che c'è adesso. Era stata formata appunto da Claudio e da Raffaele. Hanno fatto un primo disco, All Faded Pictures, che poi è stato accompagnato da un breve tour, poi si sono sciolti. La cosa è che poi Claudio, diciamo qualche anno dopo, aveva ancora molto materiale su cui lavorare, e allora ha contattato il chitarrista, diciamo titolare tutt'oggi, che si chiama Marco Barusso, che è anche un produttore, e niente, quindi ritrovandosi insieme hanno deciso di dare nuovamente forma a questo progetto. E allora sono stati contattati un po' di musicisti, alla fine la line-up che è venuta fuori, quella diciamo attuale, che prevede Andrea Bacchi al basso, Guido Carri la batteria, Giordano Tornato alla voce, io che suono la chitarra, le tastiere e il violino, e appunto Marco Barusso l'altra chitarra. E, diciamo, una volta che abbiamo studiato questa nuova formazione, abbiamo cominciato a lavorare sui pezzi per il nuovo disco e poi abbiamo fatto uscire un EP nel 2011 che si chiama Addicted e poi quest'anno è uscito un nuovo disco, il primo album, diciamo il nuovo album dei Cain, chiamato per l'appunto Cain, con il quale abbiamo voluto, non so, diciamo l'abbiamo intitolato col nome stesso della band per dare, diciamo, sottolineare il fatto che è una sorta di rinascita del gruppo. E, ahimè, purtroppo noi, diciamo poco una settimana prima dell'uscita del disco, il nostro buon Claudio Leo è mancato purtroppo per un gravissimo problema di salute, però noi abbiamo deciso comunque di andare avanti anche per rendergli omaggio e quindi niente, siamo rimboccati le maniche, abbiamo comunque presentato il disco e poi abbiamo fatto un tour europeo per promuoverlo e adesso siamo qua. Sì, tra l'altro, insomma, Metal Wave vi ha seguito in maniera abbastanza dettagliata perché abbiamo avuto il piacere di recensire sia il vostro EP Addicted del 2011, sia l'ultimo vostro lavoro, Cain, quindi omonimo lavoro che ci è stato inviato dalla Nisi Agency di Barbara, che approfitto per salutare, e pubblicato dalla Graviton Music Service, pubblicato lo scorso 14 febbraio, e abbiamo purtroppo anche seguito le vicende intorno al vostro chitarrista e former Claudio Leo. Ci dispiace, insomma, ci uniamo al vostro dolore, ma comunque insomma è sempre una brutta cosa quando qualcuno di noi viene a mancare. Voi come avete fatto a ritirarvi su le maniche e, se non ricordo male, a fare qualche giorno dopo addirittura un concerto, se non sbaglio? Ecco, la cosa era che ovviamente noi avevamo già fissato la data di presentazione del disco, diciamo quando ancora non era nell'aria nulla, insomma quando eravamo tutti insieme, quando Claudio era ancora con noi. E poi una volta avuta la notizia che le sue condizioni stavano peggiorando all'inizio gennaio, ci siamo un po' stretti noi sei, anche con lui, e abbiamo cercato di capire quale fosse la cosa migliore da fare. Ovviamente in momenti del genere non sai mai cosa pensare, no? Tanti di noi, diciamo, l'intenzione di maggioranza sarebbe stata quella di lasciar perdere, però Claudio stesso, con incredibile forza, ci ha assolutamente vietato di fermare la cosa, e allora niente, abbiamo deciso comunque di presentare il disco in cinque, mettendo le sue stesse chitarre in base per la presentazione.
cercando così di realizzare quello che per lui era un sogno di anni. Lui ci stava, questo disco ci stava lavorando anche da ben prima che la formazione stessa prendesse corpo. Quindi niente, l'abbiamo presa come un tributo in suo onore e poi abbiamo cercato di capire che la cosa migliore era portare avanti i pezzi dei tempi, portare avanti i pezzi di Claudio, che probabilmente a nostro parere è anche il modo migliore di ricordarlo, quindi cercare di far vivere la sua musica il più lungo possibile. E giustamente è così. Allora, proprio per ricordare ed omaggiare Claudio Leo in questa cosa, vi chiedo come sono andati i primi riscontri di questo lavoro, di questo disco, appunto, ricordo, pubblicato lo scorso 14 febbraio dalla Graviton Music Service, e intitolato Kane. Come sono andati i responsi dei media, il responso del vostro pubblico, del circondario, i vostri concerti, le vostre attività, come è andata? Guarda, diciamo, dal punto di vista di recensioni del disco, abbiamo avuto parecchie recensioni su molte riviste, parecchi portali italiani ed esteri, e devo dire che le recensioni sono state tutte molto molto positive. Il disco è stato preso molto bene dalla critica, abbiamo avuto veramente delle belle parole sul nostro lavoro, cosa che ovviamente ci ha gratificato moltissimo, perché comunque era un progetto che stavo lavorando da tanto tempo. E poi, per quanto riguarda il pubblico, guarda, ti dico, per esempio la presentazione del disco, noi ci aspettavamo di, comunque, che sarebbe stata una bella serata, il Factory con molti amici, ma quando siamo arrivati al locale ed era strabordante di gente, non ci credevamo quasi, no? Quindi già a partire da quella serata abbiamo capito che insomma avevamo fatto un bel lavoro. In effetti il riscontro dei nostri fan della prima ora e poi del pubblico che abbiamo raggiunto man mano è sempre stato molto positivo. Stiamo allargando, diciamo, il nostro bacino d'utenza, se si può dire, e comunque abbiamo la fortuna di avere anche un vastissimo numero di fan che ci affezionano proprio al progetto, quindi è qualcosa che i segnali che abbiamo sono di qualcosa che fa molta breccia nei nostri fan e che li spinge a supportarci. Questo, considerando i tempi in cui stiamo navigando musicalmente parlando in questi ultimi anni, è una cosa veramente bella e che ci dà tanta forza per poter andare avanti. Poi anche, diciamo, il tour che c'è stato dopo ha fatto in modo che comunque potessimo ampliare un po' il nostro zoccolo duro, e anche all'estero abbiamo visto che la nostra musica è recepita piuttosto bene, quindi comunque a fine concerto la gente si fermava, abbiamo conosciuto un sacco di persone, abbiamo acquisito un sacco di fan nuovi, poi stavamo lì al banchetto che chiaramente più o meno con queste nuove persone, e che comunque ci hanno fatto sempre molti complimenti sia per i concerti live che per il disco stesso. Quindi devo dire che quello che stiamo raggiungendo va anche un po' al di là delle nostre aspettative, ed è bello, ecco, è una cosa che fa molto piacere. Senti, ti faccio una domanda, una palla obliqua, come si dice. Su questo disco, Kane, c'è qualcosa che avreste voluto far diversamente da un punto di vista di arrangiamenti, di suoni, non so, qualcosa? Oppure guarda, devo dirti la verità, ci abbiamo lavorato così tanto, così maniacalmente, che ogni volta che lo ascolti, contrariamente a quello che succede magari tante volte quando fai un disco, dice però magari questa parte l'avrei fatta. Sinceramente in questo disco ogni volta che lo sento non trovo niente da dire, però questa cosa avrei dovuto farla in un altro modo. Cioè mi suona sempre, parlo per me, credo che sia così anche per gli altri, ora non vorrei sbilanciarmi anche per loro, però per quanto mi riguarda devo dire che tutto quello che è stato registrato è esattamente come lo volevamo fare, e quindi non ci sono i, tra virgolette, rimpianti di sorta su quello che avresti potuto fare in più. E allora ti chiedo subito, cosa bolle in pentola di nuovo in casa Kane? Avete già del materiale nuovo su cui state lavorando? È prevista una nuova release? A quando? Eccetera, eccetera. Ecco, allora, stiamo cominciando a mettere giù alcuni pezzi nuovi, adesso dal vivo c'è un paio di pezzi che non sono sul disco che stiamo già suonando, è presto per quando sarà una nuova release, perché comunque adesso abbiamo ancora poco
materiale, perché è da poco che ci siamo rimessi a comporre nuovamente, perché adesso siamo ancora impegnati a cercare di promuovere al meglio questo disco, quindi diciamo parecchi live, c'è sempre un po' in giro a suonare e siamo più polarizzati nella direzione appunto della promozione. Però comunque la cosa positiva di questa formazione è che le idee non mancano e che abbiamo un cantante che è molto incline a plasmare tutto quello che gli viene proposto, no? Quindi è facile tirare fuori delle canzoni e quindi in fase compositiva direi che siamo piuttosto prolifici. Molto bene. Non ti voglio dire date, però se quando avremo un po' di tempo da dedicare solamente al disco nuovo, credo che in pochi mesi potremo avere un nuovo lavoro. Ci parlo sicuramente non prima dell'anno prossimo. Ho capito. Senti, invece date che vuoi promuovere per appunto supportare questo disco, avete altre date a cui dovete partecipare, eccetera, per pubblicizzare Cain? Sì, abbiamo, guarda, adesso maggio, abbiamo una data il 16 di maggio a Segrate, al Beat, in circolato di Segrate, e poi adesso ci è stato confermato oggi un festival a Barcellona, cui prenderemo parte a luglio. E poi abbiamo programmate un'altra data d'agosto in Sud Italia, a casa di Claudio, per celebrare, per fare un concerto in suo onore, se gli è stabile nel suo paese. Dopodiché abbiamo altre due date in Italia a settembre, ma stiamo ancora lavorando sul calendario estivo, quindi non dubito che salti fuori qualcos'altro. Adesso abbiamo qualche data in lavorazione, attendiamo ancora conferme, ma dovrebbero arrivare di qui a poco, quindi un po' di like ci sono anche per quest'estate. Ho capito, allora ti lascerei dare quelli che sono i vostri principali riferimenti web per poi presentare il brano con cui ci salutiamo. Dunque, ci trovate sul nostro sito ufficiale che è www.kane.it, dopodiché sulla nostra pagina Facebook, dovete cercare www.facebook.com/kane. E poi abbiamo anche su Twitter, Reverb Nation, i più netti ne messo, insomma, SoundKick, tutti i vari i soliti social della musica. Esatto, ma su Spotify anche ovviamente siamo presenti, che è una piattaforma che è molto in voga e molto apprezzabile a mio avviso. E quindi basta digitare che sui principali social network oppure sul nostro sito ci sono comunque tutti i link a tutti i nostri contatti ed è facile mettersi in contatto con noi. Perfetto, senti, noi qualche tempo fa abbiamo già passato il vostro singolo Together as One, ora ci avete mandato King of Nothing, vuoi presentare il brano? King of Nothing sì, è quello che sarà il nuovo singolo molto probabilmente. Ed è un pezzo di rock molto molto lanciato, molto diretto, in cui abbiamo anche avuto il piacere e l'onore soprattutto di avere una parte solistica di chitarra suonata da Jeff Waters degli Annihilator, è stato ospite graditissimo sul nostro disco ovviamente, e è un pezzo molto diretto e con un ritornello molto molto bello e soprattutto dal vivo è uno dei pezzi che tira di più e che fa più piacere suonare. Perfetto Giovanni, è stato un piacere averti ospite, saluto te e saluto il resto della truppa dei Cain, sperando insomma di potervi incontrare quanto prima anche di persona, salutarci e magari, chissà, suonare anche insieme da qualche parte. E ci andiamo ad ascoltare la tua King of Nothing, ok? Grazie mille. A presto, davvero. Salutiamo i ragazzi dei Cain, ciao, e ci andiamo ad ascoltare la loro King of Nothing. Ciao.